È quasi tutto pronto in Terra Santa per accogliere il Papa. Mancano pochi giorni ormai. Nella tarda mattinata di lunedì 11 maggio, l'aereo papale atterrerà all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Sarà un pellegrinaggio di preghiera, ha voluto sottolineare il nunzio apostolico per la Terra Santa, Monsignor Antonio Franco, nell'ultima conferenza stampa prima dell'arrivo del Santo Padre. Anche tra le difficoltà, il Papa può portare un segno ed essere un testimone di speranza e può dare, diciamo, o perlomeno spera di poter dare un impulso a tutti gli sforzi che si cercano di fare per la pace, per risolvere i problemi, per vivere un poco più serenamente. Viene proprio per questo motivo. Una preghiera per la pace, quella di Papa Benedetto XVI, rivolta a una terra tormentata, che ha visto sul suo suolo il pellegrinaggio di altri due pontefici, Paolo VI nel 1964 e Giovanni Paolo II nel 2000. Ma anche una preghiera di speranza per una Chiesa che soffre. Le comunità cristiane qui vivono una sorta di calvario dovuto alle non poche difficoltà che quotidianamente devono affrontare. Tutti i checkpoint che esistono, tutto il muro che ci separa, l'aeroporto che non possiamo arrivare, problema di visti che non arrivano, problema di reunificazione delle famiglie cristiane tra Gerusalemme Est e Ramallah, arresto, distruzione dei casi, demolizione dei casi, tutti i problemi di ogni giorno. Questo è una chiesa di Calvario, però non dimentichiamo che il Calvario è stato seguito da una resurrezione, da un alleluia, da una gioia. Noi puntiamo sulla resurrezione e non ci fermiamo mai sul Calvario. Quella del Papa in Terra Santa è una visita molto attesa da tutti, che siano ebrei, musulmani o cristiani. Tutti sono sensibili, tutti sono condannati a vivere insieme. Tutti. Allora è meglio trovare il modo di poter vivere in pace.